Durante il pranzo del lunedì di uno dei corsi master di febbraio, Sergio, un bravo studente e soprattutto una grandissima persona, intelligente, ambiziosa, colta e con un sacco di interessi, mi ha esposto un'importante riflessione. Io, per cercare ragazze, tolgo tempo al mio lavoro, ai miei interessi e a me stesso. Ne vale veramente la pena? Perché in giro il livello delle ragazze è davvero molto basso. Ecco, queste parole mi hanno davvero toccato, perché ho sempre sostenuto le stesse identiche cose. In questi anni lo strapotere femminile ha preso il sopravvento e le loro opportunità si sono moltiplicate in modo rapido ed esponenziale. Quindi io, donna, bella o brutta che sia, ho un sacco di possibilità ogni giorno. Sia che io mi migliori, sia che io non mi migliori, le opportunità ce le ho lo stesso. Pertanto, perché dovrei dimostrare di avere tante altre qualità ed essere ambiziosa? Tanto domani ho la fila lo stesso. Ed è proprio qui che gli uomini iniziano a pensare: trovare una ragazza è come un lavoro, meglio andare a escort. Mi sono rotto le scatole e non ci provo più. Perché io devo fare tutto ciò e loro non fanno niente? Tutte cose che ho sempre detto e che hanno creato anche molto rumore sui social, ma che le femministe più convinte mi dicono essere soltanto delle cazzate. Tuttavia, penso che la riflessione fatta da Sergio sia un qualcosa che tutti noi maschi dovremmo fare. E non dovremmo inseguire una donna solo perché ha una fessurina tra le cosce e un po' di sana bella presenza. Dovremmo imparare a selezionare di più le donne e dare più valore a noi stessi, alla nostra vita e al nostro tempo. Dovremmo iniziare a pretendere un po' di più in primis da noi stessi e successivamente pure da loro. Quindi, la prossima volta che conoscerai una donna, fatti queste semplici domande. Ne vale veramente la pena sacrificare il mio tempo per lei? Ne vale veramente la pena invertire l'ordine delle mie priorità per lei? Se non fosse bella, ne varrebbe veramente la pena conoscerla ugualmente? È chiaro che se la ragazza ti dà delle soddisfazioni che vanno oltre a quelle estetiche e sessuali, ne varrà la pena. Ma la verità, amara, è che molto spesso ti ritroverai a scoprire che non ne vale la pena. Ecco, usa queste domande per imparare a selezionare e filtrare le ragazze, in modo da tenere nella tua vita solo persone di valore.